Entriamo in questa giungla misteriosa, nel magico mondo di Natale. Qui questa serra di frangipani, queste piante quasi succulente, ma sono succulente o quasi succulente? In inverno vanno in riposo vegetativo. Sono succulente meravigliose. Questa è una giungla e noi qui non abbiamo bisogno del macete, perché c'è l'ordine dato da Natale che le ha messe allineate in fila, e centinaia di frangipani che si disperdono fino all'orizzonte, fino alle piante più alte. Ma quella laggiù, Natale, è altissima e meravigliosa. Con fioriture a grappoli. Guarda che spettacolo. E siamo all'inizio della fioritura. Quindi immagino quando poi i grappoli saranno al massimo ovunque, della fioritura, sì. Ovunque. I colori come cambiano anche nello stesso grappolo birciale. Bisogna venire assolutamente, Rosemary. Qui bisogna, nel periodo della fioritura, venire a inebriarsi di profumi. E così possiamo mettere a vicine le varie fasi della fioritura: la crescita arborea del periodo stagionale giusto e la grande fioritura nel periodo proprio. Vedi, qui puoi notare lo sviluppo delle foglie. Queste sono le foglie dell'anno scorso, diciamo lo sviluppo completo della foglia, e questo è lo sviluppo iniziale. In questo periodo, in effetti, siamo all'inizio della ripresa vegetativa, le foglie sono ancora piccole. Pensa che alcune di queste varietà riescono a raggiungere un metro di lunghezza di foglie. Accidenti! Foglie, un metro di sembrano lunghezza. Delle sciabole. Fino a un metro arrivano. E sembrano quasi come le foglie di banano. Ci si può fare un piatto sopra e mangiare sulla tavola con questa meraviglia qui. Sì. E vedi, sono delle piante laticifere. Come il fico. Come il fico, sì. Però non è pericoloso. Non è urticante, non è noioso come il fico.